Illustri ospiti, cari consoci, signore e signori, per la seconda volta ho il piacere e l'onore di partecipare come presidente alla inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia delle Scienze di Torino, il 237esimo nella sua storia. Per l'Accademia l'inaugurazione rappresenta un importante appuntamento annuale, non solo con i propri soci, ma anche con le autorità, le istituzioni culturali e gli enti istituzionali. A tutti gli intervenuti, sempre così numerosi, rivolgo pertanto un caloroso saluto e un sentito ringraziamento. Ai soci in particolare esprimo la mia gratitudine per il prezioso contributo che hanno dato, partecipando alle attività dell'Accademia e soccorrendo il Consiglio di Presidenza con proposte e suggerimenti. Ai nuovi soci, eletti nel corso del passato anno accademico, rivolgo il più cordiale benvenuto, nella fiducia che il loro apporto sarà essenziale per le future iniziative dell'Accademia. Per ragioni di tempo mi permetto di interrompere una inveterata consuetudine e di non elencare sin d'ora i loro nomi, che comunque potete vedere nelle slide che vengono proiettate, i nazionali in ordine alfabetico e i corrispondenti in ordine di sezione. E questo perché tra pochi minuti avrò il piacere di chiamarli a uno al tavolo della Presidenza per consegnare il diploma e per congratularmi con loro. Purtroppo alle nuove acquisizioni si sono dolorosamente contrapposte, come sempre, numerose perdite. Nella classe di scienze fisiche ci hanno lasciato il socio nazionale residente Gian Antonio Pezzoli, il socio nazionale non residente Germain Rigaud de la Longrée, il socio straniero Wolfgang Rindler, il socio corrispondente Luigi Salvadori. Nella classe di scienze morali sono mancati i soci nazionali residenti Carlo Augusto Viano e Filippo Carlo Gallo, il socio nazionale non residente Ettore Casari, i soci stranieri Wolfgang Frühwald e Jean Strobisky, nonché i soci corrispondenti Gian Giacomo Fissore, Carlo Federico Grosso e Alfonso Traina. A tutti loro va il nostro commosso ricordo, che verrà ovviamente rinnovato nelle occasioni commemorative sia organizzate all'interno delle sedute di classe oppure con appositi incontri di studio. Una decina di giorni or sono, il 7 e 8 novembre, in questa sala si è tenuto un importante convegno internazionale sul ruolo dell'Accademia oggi, tenendo conto anche dell'attuale contesto europeo. Dai lavori sono emersi molti suggerimenti sui temi che le Accademie sono chiamate a discutere e sulle modalità attraverso le quali il loro contributo può efficacemente trovare realizzazione nel rapporto con la società e con le istituzioni. È palese, tuttavia, che molti di questi compiti possono essere svolti solo da accademie di dimensioni molto significative, meglio se continentali. È il caso dell'ALLEA, la European Federation of Academies of Sciences and Humanities, alla quale siamo affiliati e che ha contribuito all'organizzazione del convegno. Non sempre, tuttavia, questi compiti sono alla portata di un'accademia di medie dimensioni, come la nostra. Questo ci induce, ovviamente, in primo luogo, a rinsaldare i nostri rapporti con l'ALLEA, per beneficiare degli indubbi vantaggi che derivano dalla convergenza delle forze. Ma l'Accademia delle Scienze di Torino deve anche pensare a definire e difendere un suo profilo autonomo,
sia culturale sia funzionale. In altri termini, l'Accademia deve riflettere sul mandato che le proviene dall'articolo 1 dello Statuto, secondo il quale il suo primo compito è lo svolgimento dell'attività scientifica, in modo da modularlo secondo le diverse necessità richieste dalla situazione concreta. Nel corso dell'anno accademico 2018-19, questa missione scientifica è stata svolta lungo due direttive fondamentali. Da un lato, la produzione di nuova conoscenza attraverso opportuni convegni e incontri di studio scientifici, dall'altro la diffusione e l'alta divulgazione della conoscenza mediante una vasta gamma di iniziative che saranno ora specificate. È ovvio, tuttavia, che la linea di separazione tra le attività specificamente scientifiche e quelle divulgative, e a maggior ragione quella di differenziazione tra le diverse forme di divulgazione, è spesso molto labile e ha una funzione organizzativa più che una consistenza reale. Per quanto riguarda l'attività specificamente scientifica, sul piano delle scienze naturali si sono tenuti gli importanti convegni internazionali su From Split Brains to Emotional Consciousness e su La nanobiologia, nuove tecnologie e nuova biologia, mentre sul versante delle scienze umane sono da annoverare i convegni su Gli intellettuali europei e la Grande Guerra, William Shakespeare, artista o artigiano, Italy and the Suez Canal, a Global History, from the mid-19th century to the present, e la mezza giornata di studio su un carteggio inedito tra Paul Valéry e Albert Einstein. A cavallo tra la produzione e la diffusione della conoscenza sono le iniziative che l'Accademia ha intrapreso per onorare il suo compito di preservazione della memoria storica. Funzione particolarmente importante in tempi in cui quest'ultima è spesso preterintenzionalmente o intenzionalmente dissipata, a grave detrimento della consapevolezza culturale attingibile dagli individui come dai gruppi sociali. A volte questa funzione di rammemorazione ha riguardato l'attività di studiosi i cui profili rischiano di cadere nell'oblio, come quello di Giuseppe Levi, forse oggi più noto come genitore di Natalia Ginzburg e maestro di 3 premi Nobel, Luria Dulbecco e Levi Montalcini, piuttosto che per la sua importante attività scientifica. Oppure quello di Enrico Persico, anch'egli forse più noto per la sua amicizia con Enrico Fermi che per i suoi decisivi contributi allo studio della fisica. In altri casi, viceversa, si è trattato di commemorare non direttamente le persone ma le loro opere, come la giornata di studio per ricordare i 60 anni dalla pubblicazione del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, o per presentare il volume sul sistema periodico di Primo Levi, risultato tangibile di un convegno tenuto lo scorso anno accademico. Altre volte ancora, l'attività di conservazione della memoria si è rivolta anche più significativamente a eventi che hanno segnato la nostra storia nazionale, in alcuni casi, come quello delle leggi razziali del 1938, in una forma particolarmente odiosa. L'esercizio della memoria storica, in questo caso, è reso più importante dall'attuale rischio di pericolose reviviscenze razzistiche e xenofobe. Funzione specificamente divulgativa ha invece avuto un'ampia serie di iniziative culturali in cui l'Accademia ha voluto mettere a disposizione di un pubblico colto ma non specialistico le proprie competenze specifiche o quelle di studiosi invitati ad hoc. L'intensità dell'impegno dell'Accademia in questo senso ha trovato un concreto riconoscimento nell'elevata valutazione per la programmazione del triennio 2018-2020, ricevuta da parte del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca nell'ambito della tabella triennale dedicata alla diffusione della cultura scientifica.
con un conseguente sensibile incremento del relativo finanziamento. La più tradizionale di queste iniziative è costituita dai mercoledì dell'Accademia, 10 conferenze, 5 per classe, in cui i soci espongono problemi relativi alla loro esperienza scientifica in una forma rigorosa ma accessibile a tutti. I temi trattati nell'anno accademico 2018-2019, riassunti nella slide che vedete, dimostrano l'ampiezza e la varietà degli interessi scientifici coinvolti in questa edizione. A questa manifestazione la cittadinanza è sempre molto interessata, oserei dire affezionata. L'attività di diffusione culturale è stata da quest'anno promossa con un più consapevole progetto di collaborazione con gli enti locali, in modo da garantire una sempre più fitta rete di sinergie col territorio. Il miglior esempio di questa politica culturale è stata forse la serie di 8 conferenze su Leonardo da Vinci che i soci dell'Accademia hanno tenuto in occasione della mostra Disegnare il futuro, Leonardo Torino, organizzata dai Musei Reali per il 50° anniversario, il 500° anniversario, scusate, della morte di Leonardo. Ma bisogna anche ricordare gli eventi che l'Accademia ha organizzato per il 50° anniversario dell'allunaggio in collaborazione con Infinito, cioè il Planetario di Torino, e numerosi altri enti locali, dalla rievocazione degli studi sulla Luna compiuti nei primi decenni dell'Ottocento dal nostro socio Giovanni Plana, alla ricostruzione interdisciplinare della presenza del tema lunare nell'astronomia, nella letteratura e nella musica. Per il secondo anno consecutivo è stato realizzato un ciclo di conferenze per informare sulle procedure di restauro e valorizzazione dei beni culturali, ancora una volta differenziando al massimo la scelta delle opere trattate. Una vecchia pellicola cinematografica, Maciste Alpino del 1916, un film di propaganda bellica, un quadro, Alchemy, di Jackson Pollock, e un complesso architettonico, la Fontana di Ercole alla Reggia di Venaria. Per questa iniziativa sono stati coinvolti il Museo del Cinema, la collezione Peggy Guggenheim di Venezia e la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino. Grazie all'ormai tradizionale collaborazione con il sistema Scienza Piemonte è stato organizzato un ciclo di 5 conferenze sul tema della geologia, con l'obiettivo di mostrare, spesso con il riferimento a specifiche realtà del territorio, come la comprensione dei processi geologici possa fornire utili informazioni per mitigare gli effetti negativi dei rapidi cambiamenti ambientali prodotti dall'uomo. Infine, non sono mancate iniziative relative alla discussione di problemi di attualità, come la conferenza sui Bitcoin, un incontro di studio per ricordare l'adozione del nuovo sistema internazionale di misura in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e un altro sulle nuove metodologie metrologiche quantistiche in occasione del convegno internazionale Quantum 2014. Occorre inoltre ricordare che alcuni di questi convegni o giornate di studio sono stati accompagnati da percorsi espositivi in cui la narrazione dei relatori ha trovato esemplificazione e integrazione nel materiale librario, archivistico o strumentale conservato nell'Accademia. Il quadro delle cooperazioni sul territorio non sarebbe completo senza ricordare quelle con i due Atenei torinesi. Con l'Università di Torino è già in vigore da più di un anno una convenzione per la collaborazione scientifica, mentre un'analoga convenzione è stata stipulata in queste settimane con il Politecnico e per questo ringrazio il Rettore Saracco che vedo presente. Io sono molto fiducioso del fatto che questa convenzione sarà motivo di una più vigorosa sinergia con il Politecnico, con
beneficio di entrambe le parti. Oltre a questo, non deve però essere dimenticata la partecipazione dell'Accademia alle più importanti manifestazioni culturali torinesi, dalla Biennale Democrazia al Salone Internazionale del Libro, dal Festival del Classico alla Notte Internazionale dei Ricercatori. Nella cornice dell'interazione con altri enti culturali svolge ovviamente una funzione di primo piano la collaborazione con le altre accademie. I rapporti con l'Allea sono già stati menzionati, mentre quelli con i Lincei si parlerà tra poco a proposito della didattica. La cooperazione con le altre due accademie torinesi, l'Accademia di Agricoltura e l'Accademia di Medicina, si è concretata nella tradizionale riunione congiunta con la trattazione di un unico tema da tre prospettive diverse. Quest'anno il tema è stato quello del tempo, in modo da riconnettersi anche al convegno interdisciplinare su dimensioni e illusioni del tempo tenuto in diverse date e diverse sedi in collaborazione con l'Università di Torino e ancora una volta il Planetario Infinito. In particolare si è rafforzata la collaborazione con l'Accademia di Medicina, che ha portato ad alcune manifestazioni comuni, tra cui la commemorazione della figura di Rita Levi Montalcini e il sopra citato convegno su Giuseppe Levi, nonché l'organizzazione per l'anno accademico 2019-2020, cioè l'anno accademico che sta iniziando, di una nutrita serie di conferenze sui problemi sociali e medici legati alla condizione dell'invecchiamento. E di questo ringrazio, oltre che per la sua presenza, il presidente Isaia. A fronte di questi promettenti impegni appare invece ancora insoddisfacente la cooperazione tra le accademie italiane. Nello scorso anno accademico abbiamo sì firmato una lettera di intenti per la collaborazione scientifica con l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, ma è sicuramente suscettibile di ulteriori sviluppi la cooperazione con le due maggiori accademie settentrionali, l'Istituto Lombardo e l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Sul piano nazionale ho personalmente sollecitato il Presidente dell'Unione Accademica Nazionale a intensificare la rete di interazione tra le diverse accademie italiane, inizialmente almeno sul piano dell'informazione delle rispettive iniziative. Risultato dell'attività scientifica dell'Accademia sono anche le pubblicazioni cui ha messo capo nello scorso anno accademico. Oltre ai consueti atti e memorie relativi alle due classi, l'Accademia ha pubblicato singoli volumi specifici, sia autonomamente, come i Quaderni Verdi, sia in collaborazione con editori esterni come il Mulino, Olschi, dell'Orso. In parte questi volumi sono l'esito di convegni o giornate di studio, quali gli intellettuali europei e la Grande Guerra, 200 anni di cristalli misti, pensieri sull'imitazione, Joachim Winckelmann, tra storia dell'arte, ideali politici e Altertumswissenschaft. Oltre al già citato Cucire parole, cucire molecole, Primo Levi e il sistema periodico. In altri casi, le pubblicazioni sono intese a valorizzare le nostre collezioni librarie e archivistiche e tra i molti esempi possibili mi limito a ricordare la pubblicazione dei 4 volumi freschi di stampa che raccolgono i taccuini di Carlo Vidua in viaggio dal Grande Nord all'Impero Ottomano, a cura dei soci Antonio Invernizzi e Alessandro Roccati, che oltre a vedere nella slide potete anche vedere direttamente nella mostra, l'esposizione allestita un po' precariamente sugli scaffali della libreria alla mia sinistra. Accanto all'attività di promozione scientifica, l'Accademia ha continuato a svolgere la sua funzione bibliotecaria e archivistica. Oltre a incrementare il proprio patrimonio
entro i suoi limiti istituzionali, è proseguita con regolarità o conclusa la catalogazione di nuovi volumi, quali quelli dell'Acido Galletto, del Fondo Ginatta o della donazione del già presidente Rossi, la schedatura degli opuscoli dell'Acido Millon, al quale l'Acido è stata dedicata una presentazione ad hoc, e l'inventariazione del Fondo Piverone. Mediante lo scanner planetario in dotazione dell'Accademia e con l'attività dei giovani coinvolti nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro, in collaborazione con i licei torinesi, è proseguita anche la digitalizzazione di manoscritti e cartecci. E inoltre sta continuando l'innovativo progetto sui Linked Open Data, di cui l'Accademia è capofila per il coordinamento delle biblioteche speciali di area metropolitana. Oltre alle attività scientifica e biblioarchivistica, tradizionalmente proprie della nostra come di altre accademie, l'Accademia delle Scienze di Torino ha continuato a svolgere con grande impegno nell'anno accademico 2018-19 quello che considera uno dei nuovi compiti delle accademie nella società contemporanea, cioè l'attività di progettazione per la scuola, sia sul fronte della formazione per gli insegnanti, sia su quello della didattica per gli studenti. Per quanto riguarda il primo aspetto, da molti anni l'Accademia delle Scienze è partner della Fondazione Il Lincei per la Scuola, nata con l'obiettivo di creare una rete nazionale di poli per il miglioramento del sistema di istruzione e di formazione nazionale. Nello scorso anno accademico, l'Accademia ha realizzato in questo quadro corsi di formazione nell'ambito della matematica, della fisica, delle scienze naturali, dell'italiano e delle lettere classiche. È inoltre importante rilevare che dall'anno scolastico 2018-19 l'Accademia è ente accreditato dal MIUR per l'attività di formazione del personale docente. Sul piano della didattica rivolta direttamente agli studenti, l'Accademia ha organizzato nello scorso anno laboratori per la scuola, sia primaria sia secondaria. Nel primo caso ci si è proposto di avvicinare i bambini alla scienza e alla sua storia, attraverso personaggi che ne sono stati protagonisti, incentrando gli incontri sulla figura di un illustre socio della nostra Accademia. Ad esempio Amedeo Hogarth per la chimica, Charles Darwin per la biologia, Luigi Lagrange per il sistema metrico decimale, Bernardino Drovetti per l'egittologia, Luigi Rolando e Rita Levi-Montalcini per le neuroscienze. I laboratori per la scuola secondaria hanno invece approfondito alcuni aspetti delle discipline scientifiche, inserendole nel loro contesto storico, generalmente trascurato dall'insegnamento scolastico. Last but not least, tra le finalità dell'Accademia vi è quella di elargire premi, come vedremo nella successiva parte della cerimonia. Ma l'Accademia non è solo erogatrice, bensì anche destinataria di premi, ovviamente nella persona dei suoi soci. A Vincenzo Barone è stato attribuito il Prix Franco-Italien 2019 per la chimica, a Gianluigi Beccaria il premio Dante Ravenna, a Carlo Borghero il premio Linceo per la filosofia, a Erasmo Carrera la J.N. Reddy Medal, a Gastone Cottino il premio Redenti per il diritto commerciale, a Franco Marenco il premio Tartufari per le letterature comparate, a Jürgen Osterhammel il premio Balzan 2018 per la storia globale, a Marco Rebelli il premio letterario Biella Letteratura e Industria. Il socio Osterhammel è stato inoltre insignito del Grosses Bundesverdienstkreuz da parte del Presidente della Repubblica Federale di Germania. Alcuni soci sono stati eletti membri di accademie prestigiose: Paola Bonfante, membro dell'Accademia Europea, Paolo Roberto Federici, socio corrispondente dell'Accademia dei Georgofili, Roberta Oberti, socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, e a Giovanni Barla è stata conferita la Chinese Academy of Sciences President's International Fellowship for Distinguished Scientists. Lauree
honoris causa sono state conferite a Carlo Ossola in lingue straniere dall'Università di Urbino e a Giacomo Rizzolatti dall'Università della Repubblica di Montevideo, mentre Mario Lozano ha ricevuto il dottorato honoris causa all'Università Federale della Paraíba in Brasile. Ad altri soci ancora, come Lucia Caporaso, Rodolfo Carosi e Mario Lozano, sono state attribuite posizioni di responsabilità presso importanti istituti o gruppi di ricerca italiani o esteri. Prima di concludere, vorrei ricordare che l'attività dell'Accademia sono stati possibili col contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca, del MIUR, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, il MIBAC, della Regione Piemonte e di altri enti minori, ma soprattutto, per la parte di gran lunga prevalente, con i contributi della Compagnia di San Paolo. Colgo quindi l'occasione per rinnovare l'espressione della nostra più viva gratitudine al Presidente e Consocio Profumo e al Segretario Generale, Dottor Anfossi. Ma la nostra gratitudine nei confronti della Compagnia è motivata, oltre che dal sostegno ordinario alle attività culturali, dal finanziamento che ha consentito e consentirà gli ingenti lavori di restauro e rifunzionalizzazione del palazzo che abitiamo, il 600° Collegio dei Nobili. Ricordo che dal 2005 al 2017, in 4 diverse fasi, sono stati ristrutturati tutti i locali occupati dall'Accademia per le sue attività istituzionali. Attualmente sta per essere avviata una fase finale di lavori per il recupero di tutti gli ulteriori spazi di proprietà dell'Accademia. A margine di queste considerazioni sulla ristrutturazione dell'Accademia, mi sia permesso qui dedicare un pensiero riconoscente e commosso alla memoria dell'architetto Turbani, recentemente scomparso, al cui impegno e alla cui perizia dobbiamo i risultati conseguiti nelle prime 4 fasi della lavorazione. In conclusione, come di consuetudine, vorrei affidare i numeri e alle cifre che potete vedere nella slide la ricapitolazione delle attività che ho illustrato. Di fronte a questi risultati oggettivi, desidero esprimere pubblicamente la mia soddisfazione e la mia gratitudine al Consiglio di Presidenza, che ha programmato l'attività dell'Accademia, alla Cancelliera, alla responsabile dell'archivio della Biblioteca, alla Segretaria di Presidenza e al personale tutto, il cui lavoro è stato, come sempre, indispensabile. Infine, vorrei ringraziare ancora una volta tutti i soci che ci hanno assicurato il loro prezioso contributo. Grazie a questa intensa e molteplice attività, l'Accademia ha fatto anche quest'anno un passo in più verso il suo obiettivo, cioè essere un polo in cui energie plurime e competenze complementari si mettono a disposizione per un progetto unitario. Un progetto unitario di produzione, conservazione e diffusione della cultura. Sarebbe illusorio pensare che il completo conseguimento di questo traguardo sia a portata di mano, ma ci consola il pensiero che stiamo impegnando tutte le nostre forze per avvicinarvici sempre di più. Grazie. Vi ringrazio. Passiamo adesso alla seconda parte della nostra cerimonia, cioè alla consegna dei diplomi ai soci eletti nel 2019, nel passato anno accademico.
dell'Università di Torino. Congratulazioni, congratulazioni. Questa promozione. Si smetti qui così facciamo anche una foto. Facciamo così, ecco. Bellissimo. E ci diamo ancora la mano una volta. Grazie, grazie davvero. Passiamo adesso ai soci nazionali non residenti, sempre per la classe di scienze fisiche. La professoressa Elena Cattaneo non è potuta intervenire, non è potuta essere presente per un impedimento all'ultimo momento e quindi la ricordiamo semplicemente. Passiamo quindi al professor Carlo Doglioni, professore ordinario di geodinamica nella Sapienza Università di Roma, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è presente, ma ritira in sua vece il diploma, il socio Sacchi, eccolo qua. Quindi non facciamo la foto. Mi congratulo completamente. Grazie, grazie, salutano da parte nostra. Passiamo adesso, sempre ai soci nazionali, ma la classe di scienze morali, storiche e filologiche. Soci nazionali residenti, Bruno Contini, professore emerito, già ordinario di econometria nell'Università di Torino. Mi si diceva che anche lui ha avuto un impedimento e quindi lo ricordiamo soltanto. Mario Dogliani, professore emerito, già ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Torino, invece eccolo qua. Grazie. Devi girarti per fare la foto così. Benissimo. Forse ci stringiamo anche la mano una volta davanti al coso. Benissimo. Grazie. Giovanni Filogamo, professore emerito, già ordinario di storia del cristianesimo nell'Università di Torino. Qui vicino, alla mia destra, e una stretta di mano. Grazie. E infine Alessandro Roccati, professore emerito, già ordinario di egittologia nell'Università di Torino. Ciao Sandro, prendi, ecco, sì, forse una foto girata così. Benissimo, a posto, grazie. Passiamo adesso ai soci stranieri. Per la classe di scienze morali, storiche e filologiche, è stato nominato socio il professor Pierre Tuber, professore emerito, già ordinario di storia del mondo mediterraneo nel Medioevo nel Collège de France a Parigi. Per ragioni di salute non può essere presente e ritira il premio, quindi il diploma, il socio Sergi, che salutiamo con piacere. Grazie. Non facciamo la foto perché non... Vogliamo fare la foto lo stesso? E facciamo la foto. Così potrai mandare un WhatsApp a Tuber. Allora... passiamo ai soci corrispondenti, iniziando come al solito alla classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Per le scienze matematiche, procediamo adesso per sezioni, per le scienze matematiche Lucia Caporaso, professore ordinario di matematica nell'Università di Roma III. Congratulazioni. Qui e facciamo la nostra foto. Dobbiamo forse anche darci la mano. Per le scienze tecniche, Bruno Panella, professore emerito,
già ordinario di ingegneria nucleare nel Politecnico di Torino. Scienze fisiche, Nicolò D'Amico, professore ordinario di astronomia e astrofisica nell'Università di Cagliari, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Bravissimo. Mettiti qui che prendi il tempo e ci mettiamo qui per una bella foto. Grazie. Grazie tante. A te. Paolo Gambino, professore ordinario di fisica teorica nell'Università di Torino. Girati un attimo qui che prendo una foto. Grazie, arrivederci. Paolo Giubellino, professore ordinario di fisica nucleare nella Technische Universität Darmstadt e Scientific Managing Director presso, penso se interpreto bene, l'Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung e poi presso la Facility for Antiproton and Ion Research in Europe, Darmstadt. Benissimo. Congratulazioni per tutti questi incarichi. Passiamo adesso alle scienze della Terra. Christian Chopin, direttore di recherche al CNRS e professore di mineralogia petrologica all'École Normale Supérieure a Parigi. Grazie. Maria Gabriella Forno, sempre per le scienze della Terra, professore associato di geologia del Quaternario nell'Università di Torino. Congratulazioni. Bene, a posto. E infine Alessandro Pavese, professore ordinario di mineralogia nell'Università di Torino. Ciao, congratulazioni. Vedete la foto. Grazie, grazie ancora. Passiamo adesso ai soci corrispondenti della classe di scienze morali, storiche e filologiche. Per le scienze economiche, politiche e sociali, Marco Revelli, già professore ordinario di scienza della politica nell'Università del Piemonte Orientale. Ciao Marco. Grazie. Ecco, girati che facciamo la foto. Diamo la mano. Anche la mano, così. Perfetto, siamo a posto, grazie. Per la filologia, linguistica e letterature medievali e moderne, Pier Marco Bertinetto, professore emerito di linguistica generale nella Scuola Normale Superiore di Pisa. Congratulazioni. Sì, sicuramente. Sempre per la stessa sezione, Walter Meliga, professore ordinario di filologia romanza nell'Università di Torino. Ciao Walter, ciao. Qui. Bene, se ci, magari ci stringiamo anche la mano. Grazie. Lo facciamo qua una? Facciamo una con la ci stringiamo la mano. Walter Meliga è un amico. Grazie. Benissimo, col che abbiamo terminato la consegna dei diplomi ai nuovi soci
e possiamo passare alla fase ulteriore della nostra cerimonia, cioè la consegna dei premi. Io informerò sui nomi dei vincitori e poi il direttore della classe, dell'unica classe interessata, cioè la classe di scienze fisiche, il direttore Bosia, leggerà le relative motivazioni. Allora, il premio Maria Luisa Ferrari Soave e Luigi Soave per la biologia cellulare è stato assegnato a Paolo Pinto, professore ordinario di patologia generale all'Università di Ferrara, dove coordina un gruppo di ricerca di una ventina di persone. È attualmente presidente dell'Associazione Italiana di Biologia Cellulare e del Differenziamento e collabora attivamente con alcune tra le più importanti istituzioni italiane e straniere. Legge adesso la motivazione del premio il direttore Bosia. Prego. Grazie. Le scoperte del professor Pinton hanno rivoluzionato alcuni concetti della biologia di base, tra i quali la dimostrazione che i mitocondri formano una rete interconnessa con relazioni di tipo sinaptico con il reticolo endoplasmatico, articolo pubblicato nel 1998, quindi molto tempo fa, sulla rivista Science, che è stato uno dei più citati di quel momento, diciamo, scientifico, circa 2000 citazioni, perché si trattava di una novità dal punto di vista biologico assoluto. Nell'ultimo decennio la sua attività di ricerca si è focalizzata sulla caratterizzazione molecolare e funzionale dei siti di contatto tra reticolo endoplasmatico e mitocondri, risultati pubblicati sulle più note riviste scientifiche internazionali. Vi cito due articoli più recenti del 2017 su Nature, no? Il che ha reso questo argomento un tema di ricerca di grande attualità e di grande interesse, poiché, tra l'altro, può gettare luce in meccanismi di morte o di sopravvivenza di cellule tumorali. Bene. Andiamo. Prego. Congratulazioni, bellissime. Facciamo una foto, forse ancora un'altra, stringendosi la mano. Grazie. Premio Angela Gili e Cataldo Agostinelli per la matematica applicata alle scienze fisiche o naturali o all'ingegneria. Conferito ad Alessio Figalli, che è professore ordinario presso il Politecnico di Zurigo e da pochi mesi direttore del Dipartimento di Matematica. Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui l'anno scorso l'importantissima medaglia Fields. Prego. Direttore Bosia di leggere. La Commissione ha assegnato il premio per i suoi eccezionali contributi alla teoria del trasporto ottimale e le sue profonde e innovative applicazioni alla teoria delle equazioni alle derivate parziali di Monge-Ampère, di Hamilton-Jacobi, l'equazione di Schrödinger, l'equazione di Vlason-Poisson, della geometria alla geometria metrica e alla teoria delle probabilità. Prego, secondo me. Ritira il diploma. No, è presente, ritira il premio. Il professor Conte, il nostro socio Conte, che amico intimo di Figalli, e quindi siamo ben contenti che sia qui. Grazie. Si scusa molto di non essere qui. Mano. Anche se non sei Figalli, diamo la mano lo stesso. Bene. Poi abbiamo il premio Luigi Ravani e Maria Pellati per la chimica, che viene assegnato a Nicola Armaroli, che è dirigente di ricerca del CNR a Bologna e dal 2014 direttore di Sapere, prima rivista italiana di divulgazione della scienza. Lavora nel campo della conversione dell'energia solare
e dei materiali luminescenti. La parola di nuovo al direttore Bosia. Il dottor Nicola Armaroli è un ricercatore di altissimo profilo nelle aree dei composti inorganici e dei materiali ibridi con proprietà fotochimiche e fotofisiche di interesse nella conversione dell'energia luminosa e solare. In parallelo, egli coltiva le complesse tematiche interdisciplinari legate al problema della transizione energetica. Armaroli concilia la sua attività scientifica specialistica con quella di divulgatore di alto livello sui temi dell'energia e della conversione energetica, portando con grande impegno una voce informata e competente in vari ambiti, incluso quello dei moderni mezzi di comunicazione. Il lavoro per la rivista Sapere, di cui è direttore dal 2014, è solo uno degli esempi del suo impegno e della sua capacità di farsi portatore e divulgatore della cultura scientifica. Grazie. Questo qui è uno veramente in gamba. Foto. Ci stringiamo anche a meno. Ok, grazie. Veniamo adesso questo all'ultimo premio, che è il premio chimico-fisico, diciamo. Filippo Burzio, per il quale invito ad avvicinarsi il professor Sinigallia, che è presidente della Fondazione Burzio. E questo perché si tratta di un premio un po' eccentrico rispetto agli altri, nel senso che è erogato non dall'Accademia sulla base dei fondi, i fondi premi, ma è erogato direttamente dalla Fondazione Burzio. L'Accademia interviene nel senso che è cointeressata in qualche modo nella attribuzione del premio, nella valutazione dei candidati per l'attribuzione del premio, con una commissione paritetica o quasi paritetica tra la Fondazione e l'Accademia. Allora, il premio Filippo Burzio per le scienze politiche è stato assegnato quest'anno a Elena Alessiato per il volume Lo spirito e la maschera, la ricezione politica di Fichte in Germania nel tempo della Prima Guerra Mondiale, pubblicato dal Mulino. Allora, Elena Alessiato è una studiosa, una giovane studiosa di cultura politica tedesca tra 8 e 900 e in particolare del periodo relativo alla Prima Guerra Mondiale. È dottore di ricerca in filosofia politica presso l'Università di Torino e quella di Heidelberg. Prima di invitarla a venire a ricevere il premio, prego invece il professor Sinigallia di leggere la motivazione del premio. Che la legge volentieri. Buonasera signore e signori. Il volume ricostruisce la ricezione del pensiero di Fichte in Germania ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Esso individua due filoni di influenza. Da un lato, in chiave maggioritaria, la corrente nazionalistica e dall'altro, seppure in forma meno influente, la tradizione socialista e progressista. Il lavoro appare eccellente sia dal punto di vista della ricchezza di documentazione sia da quello metodologico, collocando il problema in un'ampia cornice storica e valutandolo con solidi strumenti critici. Benissimo. Elena adesso venga a prendere il premio. Senti, qui magari una stretta di mano ad entrambi. Bene? Perfetto. Grazie. Grazie. Anche la segna, secondo me, è importante. Grazie a te.